Questo è uno svuota la spesa antichità. Allora, sulle labbra ho questo bellissimo rossetto della collezione di San Valentino di Chicco della Rise, no, Rye of Love. Non so perché non riesco mai di dirlo questo nome, che è questo con il pack calamitato, bellissimo, con la sua matita abbinata nella tonalità 05. E allora adesso partiamo. Ah, mi stavo dimenticando, sulle unghie ho questo smalto della Essie nella colorazione Fairy Tailor, che è un color latte, colore molto chiaro. A me piace tantissimo, bello. Allora, da Tigotà ho scoperto che i punti non scadono più al 28 di febbraio, ma vanno protratti al 30 di settembre 2021, logicamente. Io ho comunque usufruito, avevo sui 1000 punti, ho usufruito comunque di 10 euro di sconto, perché con 800, come vedete, mi danno 10 euro. Secondo me hanno fatto un po' male, perché da 800 si va a 1800 e ci sono 25 euro di sconto, però comunque potevamo fare anche una via di mezzo. Voi cosa ne pensate? Secondo me sì. Va bene, allora, cosa vi faccio vedere? Vabbè, quello che ho qui. Allora, ho ripreso, che avevo già usato tempo fa, mi ero trovata molto bene, questo deodorante vapo della linea Love Bio. Ho usato per 2 volte quello roll, che mi piaceva tanto il profumo, però non era così efficace come questo. Questo è più efficace, per cui l'ho ricomprato. È un prodotto biologico certificato ICEA e adesso la profumazione non è che me la ricordo, ma l'ho ricomprato perché, siccome ho visto che la linea capelli non c'è più, non vorrei che levassero anche questa. Tra l'altro mi sembra che era anche l'ultimo pezzo. E allora l'ho ripreso, era anche in offerta, mi sembra 6,50. E per ora ce l'ho. Poi, con quei 10 euro di sconto che avevo dei punti, ho voluto approfittarne per prendere il profumo che, se vi ricordate, svuota la spesa Tigotà, avevo preso la crema corpo di questa linea nuova della Green Nature. Non è certificato biologico, però ha un tot di ingredienti naturali. E questo è del Parfum, zenzero fiorito, è una delle profumazioni che mi è piaciuta di più. Peccato che sono già 2 volte che guardo se c'è un deodorante spray come quello, ma quello di Bema, ma non c'era neanche stavolta. Questa bottiglietta molto particolare, non l'ho ancora spruzzato, profumato, stavo per dire, non si sente nemmeno così, ma comunque, cioè, l'avevo provato lì da Tigotà, mi era piaciuto tanto, poi non l'avevo preso. Allora sì, mi piace molto, è proprio, è fiorito, ma anche dolce. Sente forse il piccantino un po' dello zenzero. È particolare, cioè, nel senso che ha tutto un mix di, sapete che non sono brava a descrivere i profumi, un mix di essenze che, insomma, messe insieme, mi piacciono tantissimo. È molto buono. E, insomma, veniva 19,99, l'ho pagato praticamente 9,99. Io poi i profumi, non dico che li comprerei tutti, ma ne comprerei tanti, ma se si può, ma se non si può. E questo è. Allora, poi mi sono soffermata, che non mi soffermo mai, a guardare questo brand che è Noa, perché non è biologico, però non so se tutti i prodotti siano un buon inci. Ho letto che dice, vabbè, è un leave-in, praticamente è uno spray da dare dopo aver lavato i capelli, oppure tra uno shampoo e l'altro, insomma, nei giorni successivi,
siccome cercavo un prodotto spray così, ma la Tigotà non c'è quasi scelta, a parte la linea che mi sfugge il nome, quella che c'è il carbone nero, al zafferano, adesso Officina, Natura Officina, boh, vabbè, insomma, l'ho già provato, quella la cannabis, l'ho provato, e vabbè, volevo provare un altro prodotto, questo dice a base di acque attive di foglie certificate biologiche, foglie di nocciolo praticamente, ho letto l'INCI, non è male, ha l'acqua al secondo posto, la glicerina, non ha siliconi, non ha parabeni, non ha insomma schifezze, anche se di biologico praticamente ha solo queste foglie di nocciolo. Però ho detto vabbè dai proviamolo, ha anche nickel tested, 12 mesi di PAO, è anche vegano, è un prodotto made in Italy, prodotto a Padova, è pure natura, c'è scritto, vabbè, insomma, mi mangio le parole, è 150 ml, e c'era anche un'altra, vabbè, profumazione, con altri estratti, non mi ricordo se aloe, vabbè, col pack azzurro, che forse era anche un po' più indicato, c'era anche la maschera di un'altra linea ancora che era verde, anche quella con un buon inci. Cioè, praticamente non. Scusate, la sfida di traverso. Praticamente di tre linee mi sembra con ingredienti biologici all'interno, non c'era tutti i prodotti. Ad esempio, di questo la maschera non l'ho vista. E vabbè, insomma, lo voglio provare. Speriamo che sia valido. Quello che mi interessava è che non avesse anche alcol, perché mi va a seccare ancora di più i capelli. Va bene, andiamo avanti, se non finiamo più. Poi non ho mai provato gli intimi della Bioris Nature. Non l'ho mai provato, visto che non è un'offerta. Ce n'erano tre tipi. C'era allora, questo che è quello lenitivo, sì. Poi c'era antibatterico e purificante. Ho preso un po' a caso. E 98% di ingredienti naturali, anche se non è certificato. Come sappiamo, Bioris Nature però non ha siliconi, parabeni, oli minerali, petrolatum, insomma un sacco di cose che non vanno, non ce l'ha, insomma, per cui ho detto vabbè dai proviamolo, questo è il flaconcino, 250 ml, ma sì dai, lo sento com'è, tanto poi lo userò. Beh, sapete che non saprei di cosa sa? Non saprei definirlo. Vabbè, l'importante è che è delicato, che non irrita. Poi rimaniamo in tema beauty. Ho preso della linea My Powers di Essence, che c'era praticamente rossetti, le palette, ma quella che piaceva a me ovviamente non ce n'era più manco mezza, con il viola. Poi c'era come si chiama? Il fissante per il trucco, ma c'era l'alcol, non l'ho voluto prendere perché ho la pelle sensibile, tendente al secco, ma soprattutto sensibile con cuperosa, per cui l'ho lasciata lì. E sì, non è che c'era, mi sembra, molti pezzi. Comunque, non so se 289 o 269, il colore è scritto qui, Earth, questo colore qua, e vediamo un po' com'è. Che, visto che è un'edizione limitata, ma ci picchia, mi sa che assomiglia a quello che ho sulle labbra. No, forse no, neanche tanto. Questo qui è il colore. Praticamente, insomma, se non ricordo male, perché non ho visto tanti video, dovrebbe essere della linea di San Valentino, correggetemi se sbaglio. Comunque, della Essence. Poi, oh, che bello, mi è arrivato il profumo. Sa proprio di profumo da donna, classico. Secondo me è un profumo che non passa inosservato. Non si passa inosservato con questo profumo. Sa di alta profumeria. Ecco di cosa sa. Buonissimo.
Allora, poi andiamo avanti. Siccome sono in carenza di balsami labbra, non ci credete? Invece sì, ne ho solo due. Per me, averne due è non averne. E allora cercavo un po', niente, ho trovato questo dei provenzali bio e certificato cosmetici biologici. Questo qua nutriente appunto l'argano per una bassa acheride e vediamo com'è. Speriamo che non sia di quell'effetto bagnato perché ultimamente col burro cacao una strage, anche quello che sto usando adesso non mi piace niente. E speriamo che sia buono. Questo mi sembra tra i 20 che veniva. Poi ho ripreso questo dentifricio della Emoform Bio certificato CEA. È un prodotto vegano e omeocompatibile, praticamente non ha la menta, va bene per chi fa cure omeopatiche. Io non faccio cure omeopatiche, ma mi dà fastidio la menta, e per cui l'ho ripreso perché mi ero trovata bene, anche se costa 3,99 in offerta, però l'ho ripreso appunto perché almeno sono sicura che qui la menta non c'è. E dice che aiuta a prevenire la carie, rispetto allo smalto, formula delicata per uscire i denti in profondità. Non mi ricordo se faceva schiuma questo qui. No, ma mi sembra di no che non facesse schiuma. No, mi confondo con quello che ho usato prima o dopo, non mi ricordo più. Poi, ecco, devo prendere la forbice per aprire questo. Ho fatto anche il video proprio perché mi serve questo. Praticamente uno spingicuticole per fare la manicure prima di mettere lo smalto, insomma, e perché io uso i bastoncini, quelli di legno di fiore d'arancio, però sono troppo piccoli, troppo stretti, non spingono bene, insomma, mi trovo un po' male. Li uso più volentieri magari per togliere i piccoli difetti di sbavature dello smalto che spingi, a volte si levano. E allora niente, ho voluto provare questo. Che non so se adesso riesco di aprirlo perché è chiuso proprio bene bene. E una marca che Trim mai sentita, non riesco di aprirlo. Va bene, comunque penso che si veda abbastanza bene come è fatto. Questo mi fa un po' più paura, eh? Infatti io guardavo più questa parte qua, se riuscivo di aprirlo ve lo facevo vedere meglio perché ve lo volevo far vedere confezionato. Basta fare magari così, ecco. E allora per quello che non l'ho aperto prima, devo farvi vedere la marca e tutto. Allora, eccolo qua. Vedete? Qua è un po' più piatto, qua è più stondato. Qui invece è tutto più piatto. Praticamente voi cosa fate? Spingete le pellicine così. Adesso io lo sto facendo un po' così alla cavolo, vabbè. E ho detto proviamo per 1,99 euro, è in acciaio. Poi una cosa che purtroppo può servire in casa sono i cerotti. Ho preso questi per adesso, tanto a volte stanno talmente tanto tempo lì che tra virgolette fanno la muffa, nel senso non che fanno la muffa veramente, ma che stanno talmente tanto lì che grazie al cielo non ci si fa male, che insomma non è neanche tanto bello andarli a prendere magari con un po' di polvere o cosa, anche se ce l'ho dentro un cassetto, però insomma vediamo un po' un attimo se sono della misura come voglio io. Adesso non mi ricordo la qualità, alla faccia sono quelli proprio grossi, non. E vabbè, ho detto meglio grossi che troppo piccoli. Qua ce ne sono 10. Non mi ricordo se venivano 1,99. Io lo scontrino non me lo ricordo mai. Poi non ci pensavo mica che da Tigotà avevano anche le mascherine. Queste mascherine chirurgiche sono 10 pezzi, venivano, mi sembra 1,99 possibile. Ma vabbè. Perché 50 pezzi, c'era la scatola e venivano 9,99. Vabbè, insomma, queste purtroppo, spendere anche i soldi di queste cose qua, che giramento di scatole. Poi ho preso, ormai lo vedete in tutti i video,
il mio detersivo Willis per i piatti. Cosa vi devo dire? Mi piace? Direi di sì. Anche se non è in offerta, l'ho preso. Alcol, cosa vi devo dire? Cosa ci si fa con l'alcol? Ci si pulisce, disinfetta. Io lo spruzzo con spruzzino su un panno Swiffer per i pavimenti e ci pulisco e disinfetto, visto che ho due gatti, due bellissimi e favolosi gatti, e a cui ho preso la sabbietta 5 litri, questa 5,99 l'una, perché ne ho prese ben due, perché ho due gatti, ho due cassette, anche se ho sentito dire che ci vorrebbero tre cassette per due gatti. Boh, e niente. Così almeno ho fatto il video, almeno la posso sponsorizzare. E per ultimo, non poteva mancare, vero ragazzi? Non poteva mica mancare, che l'ho messa all'incontrario. Ah no, carta calda da 24 pezzi, vedete bene? Ok, sì, perché poi mi sa che è la più conveniente sta qua. C'erano delle offerte e tutto, ma poi devi essere di nuovo lì a ricomprarla. Ho detto, senti, prendo questa qua e buonanotte. E sì, vi ho fatto vedere tutto. Mi sono anche un po' persa, è venuto anche un po' lungo il video. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e ci sentiamo nei commenti. Ciao!